Eccoci qui con la parte delle letture, proprio nel senso di libri. Allora, li ho divisi un po' per motivi, quindi non saranno in ordine cronologico di lettura. Partiamo da Un profumo da annusare o I saltimbanchi di Flaubert, edito dalla Bottega dei Traduttori e tradotto da Ramona Loperfido. Mi era stato mandato dalla casa editrice, appunto, e finalmente sono riuscita a leggerlo. Sono nemmeno 50 pagine in realtà, perché sono tipo 45, qualcosa così. Devo dire che, onestamente, fra questo e Madame Bovary, nonostante questo l'abbia scritto intorno ai 15 anni, l'ho preferito molto. L'ho trovato abbastanza scorrevole. Mi sono piaciuti. Diciamo fino al penultimo capitolo, tipo. E invece sull'ultimo l'ho trovato un po' più perso. Comunque, in sostanza, parla di questa donna che fa parte di una famiglia di saltimbanchi, che torna appunto dal marito e dai figli, solo che soldi non ce n'è. Non si riesce, cosa c'è? Non si riesce a tirarne su e inoltre poi incrociano altri saltimbanchi, quindi in cui c'è appunto una ragazza, il marito si innamora di quella ragazza, iniziano, vabbè, e la moglie prima sclera e poi compie un gesto un po' estremo per la gelosia. Quindi diciamo che bene o male Flaubert si vede nei suoi temi, però appunto ho preferito questo rispetto a Madame Bovary, nonostante la dispersione del finale. Già può aspettare. Allora, parliamo di Dolci come il cioccolato di Laura Esquivel, edito da Garzanti. L'avevo preso al mercatino dell'usato. Perché era rimasto un conto in sospeso con la scuola, diciamo, ne avevamo parlato appunto durante le lezioni di spagnolo, ce n'era un pezzo su un libro, mi pare quello dei vocaboli, mi sembra, se non ricordo male, no? C'era tipo una ricetta, qualcosa così. Non mi attirava come storia, e qui, ops, scusate, ho mosso tutto. Non mi attirava come storia, ma avendolo visto lì appunto usato, ho detto, boh, proviamo. L'ho provato, 5 pagine, l'ho chiuso, ho detto basta, arrivederci e grazie, perché la madre di lei mi sta troppo sui maroni e poi ho modo di scrivere che non ce la posso fare, no, no, no. E quindi ho detto, io non ho voglia di perdere altro tempo su letture che non mi interessano, quindi mi dispiace, ma tra noi non può funzionare, per me è no. Rimanendo un attimo sul discorso saggi, cioè in realtà andando sul discorso saggi, vabbè, finalmente ho terminato Xanadu, la biblioteca ideale, a cura di Amelie, l'associazione culturale. L'avevo fatto vedere già in un altro video, mi piace vedere alcune schede. Allora, sì, è sempre interessante, diciamo, come fonte di spunti è molto interessante, ben fatto. L'unica pecca è che per una pagina c'è stato un paragrafo incompleto, ho dovuto contattare la casa editrice per farmi mandare, diciamo, l'ultimo pezzetto. Però vabbè, gentilissimi, mi hanno risposto subito anche se era tipo mezzanotte, vabbè. Un'altra pecca è che secondo me non hanno ricontrollato bene alcuni testi, perché ci sono delle virgole messe un po' random, così alla bella è meglio, altre che non ci sono dove dovrebbero. Poi c'è un film uscito nel 2004, qui l'hanno messo nel 2204, quindi uscirà fra 200 anni circa, c'è qualcosa che non cosa. Comunque, vabbè, a parte questo, sicuramente è un testo molto interessante, se lo trovate, spulciatelo, leggetelo, insomma, dà dei buoni spunti, insomma. Poi il lavoro editoriale di Moretti, ci ho messo 2 mesi, ma ce l'ho fatta, di Dario Moretti, appunto, edito dalla Terza. Questo è più un saggio sui vari passaggi del libro, da quando viene scritto dall'autore fino a quando viene pubblicato, quindi chi c'è in mezzo, che lavori ci sono da fare, quali sono i ruoli, insomma,
quali sono andati via via disperdendosi, quali sono stati aggregati, quali cancellati, insomma, cose di questo tipo. Sì, è interessante, però che palle. Cioè, no, vabbè, adesso 2 mesi no, però un mese, un poco di più per leggere 100 pagine, voi capite che sono tipo 3 pagine al giorno e io ho fatto fatica. Poi, piccolo spoiler sui regali di Natale che vedrete però in un video molto più in là. Agatha Christoph, La chiave dell'ascensore e l'ora grigia, edito da Einaudi. Questo mi è stato regalato da Deb del canale Debina. Sono praticamente due brevissime, due testi teatrali in cui sono rappresentati i temi disperati della Christoph, come sempre. E io direi che sono veramente delle bombe a orologeria, nel senso che in entrambi abbiamo un protagonista che per anni subisce, subisce, subisce e poi alla fine esplode. Ed è bellissimo, io amo la Christoph, adesso mi mancano solamente due suoi testi da recuperare, con calma, non frettissima. E ho mentito, io in realtà ho voglia di averli, però vabbè, non posso comprare nulla, quindi attendiamo. E niente, io sinceramente la Christoph ve la consiglio. Certo, la trilogia della Cieca di Kappa è stato veramente il top del top del top, e questo non smetterò mai di ripeterlo, però diciamo anche in questo si è fatta valere, insomma. Un altro piccolo spoiler sui regali di Natale, questo vabbè, l'avete già visto, mi è arrivato da bolla ed è il piccolo dizionario delle malattie letterarie di Marco Rossari. È veramente un piccolo dizionario perché sono tipo, non so se avete sentito questa specie di fischio, ma è stata una cosa stranissima. Sono 60 pagine tipo, sì, scritte così, quindi capite bene che insomma la cosa è abbastanza veloce da leggere. Ci sono delle parti che fanno veramente ridere, cioè si legge in un niente, ma in quel niente perlomeno ridi. E poi la cosa molto carina è che in un certo senso è interattivo, perché tu, lettore, sei talmente malato che te lo trovi con le pagine tutte, quasi tutte perlomeno attaccate, te le devi tagliare, tu sei tutto nella foga di volerlo aprire perché vuoi leggere i contenuti, insomma. E niente, insomma, ci sono varie voci molto carine, simpatiche, divertenti. Per esempio, sotto la E, eco, disturbo di. Singolare tendenza nel paziente fa parlare tutti i personaggi come un professore di semiotica. Quindi, se avete presente i libri di Eco, avete presente i suoi personaggi, insomma, capite che è parecchio azzeccato. Scusate, mi sono incantata. letteratura medicinale con controindicazioni anche gravi. Nel senso che sì, la letteratura ti risolve parecchi problemi, ma se ci cadi dentro come siamo noi, tanti auguri, perché uscirne poi è veramente un problema. Passiamo alla TBR che avevo sistemato, ciao, programmato per novembre. Sono riuscita a seguirla. Ho letto La verità sul caso Eric Ebert di Joel Dicker, edito dalla Bompiani. Dunque, la storia in sé mi è piaciuta, sappiamo bene o male tutti ormai di cosa parla. Sono niente. Praticamente è un libro nel libro perché abbiamo uno scrittore che scrive un libro, appunto, sul giallo in cui si trova poi ad indagare. Che dire? Sì, come storia mi è piaciuta. L'unica cosa che non mi ha lasciato un po' lì, mi ha fatto dare solo un 8 su 10, diciamo, è le continue ripetizioni. Nel senso che non sono come quelle di Baricco che bene o male cambiano nel tempo. Cioè, è un controsenso dire che le ripetizioni cambiano nel tempo, ma Baricco cambia nel tempo. Lo fa per aumentare, diciamo, l'ansia, in sostanza, di quello che sta succedendo. Qui sono le stesse parti prese e ricopiate lì e basta. Cioè, come dire, to, ripassa quello che hai letto prima, ma in realtà qua l'hai letto già 52 volte, quindi lo sai. Comunque, a parte questo,
La trama mi è piaciuta molto anche la scrittura, però no, non prenderò il libro dei Baltimore perché no, perché no, perché non, non ce la posso fare. Comunque sì, questo ve lo consiglio. La Biblioteca delle Anime, il terzo libro di Miss Peregrine, La casa dei ragazzi speciali di Ransom Riggs, edito dalla Rizzoli. Vabbè, dentro ormai lo sapete come è fatto, no? Non ve lo sto a far vedere altre volte. Qui si conclude la serie. Jacob riesce a fare quello che doveva fare, scoprono altri ragazzi. C'è un finale che io lì che dico: sì, è così. E niente, mi è piaciuto molto. Ripeto, l'avevo già detto anche per Hollow City, una cosa che mi piace molto di Riggs è che quando riparte, riprende proprio dal punto in cui aveva interrotto e non torna indietro a raccontare la rava, la fava, quello che era successo 25 libri fa, era che, quindi, poi c'è cioè, no, che palle, meno male, questa cosa non la fa. E quindi questa è una cosa che ho apprezzato molto, poi appunto molto adrenalinico, molto... Non lo so, in un certo senso mi ha ricordato un po' Harry Potter, la battaglia finale, diciamo. E quindi, wow, cioè, per me è molto promosso. Ho promosso questo libro, ho promosso Rix, promossa tutta la trilogia. Insomma, io spero vivamente che escano in Italia le novelle dei ragazzi. Che se non ho capito male, cioè, dovrebbe essere tipo il libro che loro hanno delle storie, no? E dovrebbe uscire anche quello, io mi auguro che arrivi anche in Italia. Cosa che purtroppo non posso dire per il discorso delle ripetizioni della figata, non la posso dire per Il codice dell'universo di Lucy Stephen Hawking, edito dalla Mondadori. Anche questo riprende sempre lo stile dei tre libri precedenti, ma come storia è molto forzata. Inoltre, i primi tre quarti sostanzialmente riprendono quello che era successo nei tre libri precedenti. E no, perché non mi puoi far durare un libro di 200 cosa, pagine, 290 pagine neanche, cioè tu mi fai tutto praticamente un riassunto di quello che era successo prima e poi mi racconti boh, una cinquantina di pagine di cose utili in questo qui. Cioè, sinceramente a me è cascato molto, spero che il seguito sia un po' meglio. Qui ci spostiamo più o meno dallo spazio, adesso andiamo nell'informatica, codice binario, codici segreti, cose del genere, per carità, le tavole... E, come si dice, le schede scientifiche, mettiamola così, sono anche interessanti, però appunto la storia mi si è persa un po'. Mentre negli altri tre mi era piaciuta molto, questa è la trama, veramente un po' tirata. Parlando di delusioni letterarie, sempre, La notte dei desideri, Michael Ende, edito dalla Salani. Per fortuna l'avevo trovato tipo a 1,70 euro, me l'aveva regalato giù. Cioè, io vi dico solo che sono 250 pagine scritte così e ci ho messo tipo 4 giorni a leggerlo, se non di più. È stato un po' deludente, sinceramente. Non tanto perché uno dice, vabbè, ma è una storia per bambini, no, non è tanto quello quanto il fatto che... una palla, cioè... abbiamo questo... boh, stregone, mago. Con questa strega che sarebbe tipo la zia, che devono compiere degli atti malefici stabiliti da un patto che loro hanno firmato, niente po' di meno che col diavolo. Arriva l'ultimo dell'anno, loro hanno questo patto che non hanno rispettato, devono fare qualcosa per riuscire a farcela in una notte, la notte dei desideri, appunto. Solo che appunto ci sono queste due bestiole. Il gatto e il corvo che si mettono in mezzo perché loro fanno parte tipo del consiglio degli animali, una cosa del genere. E ovviamente riescono a fermare il piano malefico e va bene, però no, per me no, per me no. Cioè dovrebbe essere una lettura simpatica, veloce, tutto, e l'ho trovata abbastanza una palla, infatti. Altra delusione è stato Un segno invisibile mio di Amy Bender della Beat. Mentre l'altro libro della Bender, quello dell'incredibile tristezza della torta di Moe, era tutto sommato carino, questo francamente non mi ha detto molto. Cioè, perlomeno rispetto a quanto scritto nella trama, mi aspettavo tutt'altro. Invece abbiamo una fanatica dei numeri che va in paranoia per qualsiasi cosa, è anche abbastanza fuori di testa perché fa delle cose che normali non sono. Cioè, nemmeno io sono normale, però quello che faccio io in confronto a lei è molto più normale.
Quindi, cioè, io sinceramente non è che ve lo consiglio. Poi, vabbè, cioè, se poi vi piace le cose per voi, allora legge, a me non è piaciuto, onestamente. Invece, per concludere il mese con cose belle, Un figlio di Alejandro Palomas, edito dalla Neri Pozza. Questo invece mi è piaciuto tantissimo. La copertina è fantastica e la storia pure. Sono 100, 187 pagine, tipo, sì. Vabbè, in realtà forse un po' meno, perché ci sono, vabbè, 3-4 pagine neanche in mezzo, comunque. Questo è veramente, veramente bello. Cioè, voi avete un pomeriggio libero, piazzatevi lì e leggetelo, perché da capo a piedi proprio non riuscite a staccarvi. Parla di questo ragazzino che ha una fissa per Mary Poppins. E la maestra inizia a preoccuparsi di questa cosa, perché va bene, sei fanatico quanto vuoi, ma lo sai che non puoi diventare Mary Poppins, vero? E quindi lei propone al genitore del bambino di farlo vedere, diciamo, dalla psicologa della scuola, in sostanza, e verranno fuori molte, molte cose, tipo un mistero legato alla madre, cose del genere. Ed è veramente bello, molto scorrevole, la storia mi è piaciuta, come si dice, Neri Pozza comunque è affidabile. Io penso che proverò qualcos'altro di Palomas, perché, cioè, se scrive tutto così, cioè, io lo voglio. Cosa sto leggendo adesso? Allora, è accaduto questo. Quando avevo iniziato il libro dell'Esquivel, ci avevo provato, quantomeno l'ho sbattuto poi in terra in maniera molto schifata, è passato Joe per il salotto e mi fa: "Ah, ma posso sceglierti io la prossima lettura?" Sì, sceglimela tu, sceglimela tra quelli che ho, cioè io praticamente ho una mensola di libri che vorrei leggere prima di altri. Sceglimela da lì, fai conto che mancano 4 giorni alla fine di novembre, e quindi sceglimi qualcosa di piccolo, veloce, scorrevole, insomma, una cosa per arrivare a fine mese. Sì, guarda, scorre i titoli, si gira con faccia sghignazzante, fa: "Ho scelto." Cosa hai tirato fuori? "Purity" di Franzen, edito da Einaudi, che sono tipo 600 e qualcosa pagine. Non l'ho fulminato, perché no, perché mi serve intero, vivo, vegeto e funzionale. Però l'avrei fatto fuori. Porca miseria, 4 giorni come faccio a leggere Purity? Porca miseria. E vabbè. Quindi niente, sto leggendo Purity, naturalmente non riuscirò a finirlo entro stasera, va da sé. Quindi slitterà poi nel wrap-up di novembre, di dicembre, scusate. E comunque sono quasi a un terzo, quindi dai, sono positiva. E niente. Volevo dire qualcos'altro, ma non me lo ricordo, quindi niente, ci vediamo alla prossima. Ciao!